Bene, possiamo iniziare quindi dalle partecipate. Abbiamo fatto in questi 2 mesi e mezzo che siamo al lavoro, sia io che Andrea Mazzillo, un lavoro di ricognizione, di comparazione, di benchmark, detto in termini tecnici, per compararci anche ad altre città importanti come Milano, come altre città in Italia, e vedere dove possono esserci delle economie di scala, degli efficientamenti da fare. Quindi comincerei dalla slide 1, dove vedete l'esercito che è al vostro servizio, al servizio dei cittadini romani, per dare quindi non solo un servizio di assistenza dal comune, ma attraverso le partecipate, dalla nettezza urbana a tutto il resto. Ecco, una prima considerazione che poi vedremo nei dati successivi è che il comune di Roma è esteso, non mi ricordo se 10 o 20 volte quello di Milano, e quindi il percorso delle strade, nella nettezza urbana, ma anche gli stessi trasporti sono molto più onerosi, quindi troverete dei dati di comparazione un po' infelici per Roma, ma questo è dovuto, diciamo, a questa estensione della città di Roma. Se passiamo alla slide 4 e 5... Ecco, queste sono 2 slide di un bilancio per cassa che sorvolerei, perché mi ci vorrebbero 20 minuti o mezz'ora a spiegare qual è la differenza tra competenza e cassa. Quindi passerei direttamente alla slide 6. Questa è la, diciamo, la quantità di società. Le più importanti logicamente sono AMA, ATAC, ACEA, Roma Metropolitana e Roma Servizi, Zetema per la cultura, Risorse per Roma e via via, tutta una serie di altre società, associazioni e fondazioni che compongono una costellazione di circa 40 società. Quello che faremo in rispetto alla legge Madia sarà di accorpare e razionalizzare tutte le società che hanno un perimetro di operatività simile oppure sinergica. Sul gruppo di lavoro che è composto dall'ingegner Simeoni, che opera ormai da 2 settimane e più, ha cominciato un lavoro di monitoraggio, per prima cosa, di riorganizzazione, ma anche di sinergie e razionalizzazione tra tutte queste società. Poi magari ve le elenco un po' alla fine. I ricavi delle partecipate, passerei alla slide 7, ci siamo. Quindi il Comune di Roma, attraverso i contratti di servizi, paga 1,5 miliardi, 1.523 milioni di contratti di, diciamo, contratti di servizio, più ci sono altri 711 milioni che le società ricavano direttamente dalla biglietteria o dalle tasse dirette che queste applicano, per un totale di 2,235 milioni. Questo è il bilancio logicamente ultimo approvato, che è il bilancio 2015. Tra qualche mese vedremo i bilanci 2016. Andiamo alla slide 8. Ecco, qui vedete che il peso praticamente di AMA e ATAC è predominante su tutte le altre società, e vedete che ATAC ricava dal mercato un 51%, mentre AMA molto meno. Li ricava attraverso le tasse, logicamente, da Tari. Andiamo alla slide 9, i risultati economici delle partecipate. Se vogliamo restringere l'analisi per essere veloci con voi, diremo che purtroppo noi abbiamo una vera malata che è ATAC, come perdite annuali di questa società, che come vedete sono state di 211 milioni nel 2013, 161 nel 2014 e 66 nel 2015. Il totale su gli ultimi 3 anni presi in esame sono 439-440 milioni, esattamente quasi la perdita di ATAC. Quindi diciamo che una volta risanata ATAC avremo risanato il bilancio delle partecipate di Roma Capitale, ma poi vi dirò perché non sarà facile risanare ATAC. Siamo alla slide, quindi questo l'abbiamo visto. Andiamo alla slide 12. Ereditiamo una serie di problematiche che forse non vi hanno elencato in maniera succinta, in maniera pragmatica, come cerchiamo di farvi oggi. L'indebitamento.
l'indebitamento sulle partecipate è piuttosto rilevante, parliamo di circa 800 milioni che pesa 43 milioni di interessi passivi. Se andiamo alla tabella 13, slide 13, vediamo che il peso degli interessi sempre nelle due società principali AMA ed ATAC è spaventosamente alto, tanto per dirvi, di media siamo sul 5,5, ma addirittura in ATAC pesa per l'8,3%. È un assurdo in tutti i termini, poiché oggi il tasso di interessi può oscillare dall'1 al 3% a seconda della solidità dell'azienda. Logicamente ATAC paga una deficienza negli anni di bilancio positivo. Andiamo alla slide 14. La slide 14 mette in evidenza la cosa più grave che abbiamo ereditato su questa Roma Capitale, che è il non adeguamento di tutti i mezzi operativi. Qualsiasi impresa che opera nel mercato, se ha le macchine, se ha i mezzi con cui va a operare, che sono antiquati, parliamo di nei trasporti di una media di 11-12 anni, diciamo senza ombra di smentita che il 30% andrebbe semplicemente rottamato, non tenuto in esercizio. Ma c'è un altro, oltre quel 30%, un altro 20% che si rompe costantemente, quindi abbiamo costi di manutenzione, costi di riparazione, di servizi, perché i mezzi, come vi dicevo, circolano in una estensione territoriale che è 10 volte Milano. E quindi questo è il vero problema per ristrutturare ATAC, soprattutto ringiovanire il parco mezzi, e quindi vuol dire spendere centinaia di milioni, stimiamo 400 milioni, il rinnovamento, per non dire adeguamento, del parco mezzi per dare un servizio. Quindi è illusorio quello che vedo scritto spesso nel giornale, che voi pretendiate che in 3 o 6 mesi questa amministrazione sia capace di dare un servizio come Milano, non avendo i mezzi per darlo e non avendo nemmeno le risorse finanziarie per darlo. Questo è il problema principale della mancanza dell'efficienza dei servizi, che ve lo dico io che sono veneto, sono arrivato in Roma, mi sto innamorando perché la trovo molto più pulita di quando venivo anni addietro. Quindi qualcuno può avere una impressione diversa, ma io ho questa netta impressione. Andiamo alla slide 15 per vedere quanto siamo bravi o quanto siamo poco bravi o inefficienti. Non c'è miglior cosa, il famoso benchmarking. Dobbiamo prendere delle città simili e cominciare a comparare. Se prendiamo, siamo alla tabella 15, sì. Prendiamo i residenti di Milano, l'area metropolitana servita dai mezzi, in questo caso parliamo di ATAC, quindi di trasporti, dalla metropolitana ai bus e tutto il resto. Noi vediamo che i dipendenti per abitante sono addirittura inferiori in Roma. Questo perché? Perché per dare un servizio efficiente si devono avere mezzi e si devono avere anche il personale sui mezzi. I chilometri percorsi per abitante, vedete che a Milano sono 64 e a Roma sono 55. Che cosa significa? Che avendo Roma un territorio più esteso di almeno 10 volte, vuol dire che noi abbiamo un servizio per il cittadino che è nettamente inferiore, tant'è vero che la soddisfazione del cliente Milano ha un 7,3, noi abbiamo un 5 punti. Quello che si vede però che balza agli occhi è l'incasso da biglietteria. Milano 423 milioni contro 260 di Roma, quindi parliamo di un'evasione che è stimata prudentemente intorno al 25%, ma probabilmente di più. Anche su questo stiamo pensando di ricollocare le persone a controllo nei mezzi, e quindi quando vi diremo che riusciremo forse, dico forse in questo momento, a ristrutturare e rilanciare tutte le società nei prossimi mesi ed anni senza licenziare, ve lo diciamo con cognizione di causa. Però in questo dobbiamo avere i sindacati dalla nostra parte, sicuramente dovremo spostare delle persone da delle funzioni che oggi sono a costo, che sono, diciamo così, almeno costi puri per l'azienda, a funzioni produttive. Cosa vuol dire produttive? Se uno lo metto a controllare in ogni autobus, che tutti facciano il biglietto e che nessuno subisca borseggiamenti o violenze, peggio ancora, e quindi io ho fatto già un grosso recupero di risorse.
La spesa media per abitante, voi vedete che Milano spende 168 euro mentre Roma spende 99 euro. Cosa significa? Che qui pagano molto meno il biglietto in termini di costo per corsa, ma io credo che qua ci sia una grossa parte di evasione. Confrontiamo la tabella 16 AMA. Anche qui vediamo il dato più eclatante è che i chilogrammi per abitante. In Roma sono 650 per arrotondare contro 500 di Napoli, di Torino, di Milano. Quindi vuol dire che noi abbiamo un 30% in più di spazzatura, di rifiuti da smaltire e quindi da andare a raccogliere. Questo è il dato più eclatante. A cosa è dovuto questo qui? Sicuramente il primo motivo è il turismo, cioè una serie di persone che arrivano in Roma e che non risiedono in Roma e quindi che non pagano la tassa di rifiuti in Roma. E quindi su questo delle considerazioni il Comune le farà nei prossimi mesi per vedere come recuperare una parte di queste, di questo smaltimento addebitandolo a chi lo fa il costo di questi rifiuti e non spargendolo o dividendolo in tutti i cittadini. Anche qui vediamo però che i dipendenti per abitante siamo a 330 contro una media di 400-422 che è Napoli, la stessa Napoli a 422. Quindi abbiamo un 20-30% di dipendenti in più in AMA, sicuramente dovuto in parte ai percorsi, alla distribuzione territoriale più meno compatta, meno omogenea, ma sicuramente ci sono delle razionalizzazioni anche in AMA da fare, in dubbio. Tariffa per abitante, voi sapete che il costo della raccolta dei rifiuti viene poi distribuita sugli abitanti in funzione di una serie di indici. Vediamo che Roma paga di più, quindi su questo vorrei rendervi tutti sensibili. Noi dobbiamo razionalizzare AMA, farla costare meno per abitante, perché vogliamo che il cittadino risparmi sui rifiuti. Il nostro sforzo quindi non va in tasca al comune, ma va in tasca al cittadino.